Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per tutti gli amanti del rap sono tornato, sì, a fare video reaction. Torneranno anche video in cui parlo di vestiti, torneranno anche video in cui parlo di cose un attimino un pochino più importanti e torneranno anche i video riguardanti magari viaggi, vlog. Questo è un grande spoiler, sì, arriveranno anche dei video in viaggio, quindi... Detto questo, questa vicenda non finisce mai. Oggi torniamo a parlare del dissing tra Ixnob, Knight e adesso c'è di mezzo anche Schioffi, perché Ixnob ha nominato Schioffi, di conseguenza adesso abbiamo un altro dissing da parte di Schioffi verso Ixnob. Non mi dilungo a parlare di Schioffi perché sinceramente non l'ho mai troppo ascoltato, non lo sono mai troppo coltivato. So che è un bravissimo rapper, è un gran producer, insomma è una persona che di musica se ne intende. Devo dire la verità, i pezzi che mi sono guardato sul suo canale non mi hanno fatto impazzire. Magari in questo dissing tira fuori le palle e magari spacca. Ok, Schioffi, alleluia. Gang. Quasi una voce femminile. Boh, sembra un botto femminile. Bella però. Già piano, chitarra, vedo. O era un basso, no? Credo fosse una chitarra, non ci ho fatto caso le corde. Siamo quasi alla pensione, che è meglio che accanti. Puntati una pistola per spendere i tuoi risparmi. Dite a questo coglione che già 32 anni, quasi a metà della sua vita, fa fatica a cogliere i suoi guadagni, sei triste. Parli di defunti sono per la faccia scemo, stai in schifoso. Boia, sono rimasto sorpreso un botto, raga. Poi sono suonato da lui, sono tolto da lui. Spendili per i fiori sulla traccia, c'ho un milione di schiaffi per la tua faccia. Fatti denunciare di nuovo che almeno svolti. Io sono il Jolly, tu rompi il cazzo e sei una pattuglia. Pulisci il tuo culo di merda con i tuoi soldi, poi prendimi il cazzo in gola mentre grido alleluia. Amen. Allora, sinceramente la traccia mi è piaciuta. Sì, perché abbiamo tanti strumenti dentro. Possiamo notare in questa traccia delle note canore non indifferenti. E sinceramente come è partito sull'attacco di batterie, eccetera. Wow, ottimo utilizzo anche delle doppie, delle sporche con l'autotune. Quindi devo dire applausi a Schioffi, perché sono rimasto piacevolmente sorpreso. Tralasciando il dissing, è davvero una traccia che potrebbe meritare, a parte a parer mio per il finale con le scoregge che boh, sinceramente non mi ha fatto impazzire. In più metti le scoregge prima del titolo finale in cui vai a annunciare il tuo prossimo singolo cercando una pseudo pubblicità. Detto questo, il video è molto basic, però mi piace perché comunque c'è lui che gira tra i vari strumenti cantando, quindi bomba, big up. Dice diverse cose, non si è sbilanciato troppo, è un dissing comunque, quindi gli insulti ci sono. Ci sta anche la parte finale un pochino più parlata prima del finale trash. Però assolutamente bellissima la traccia. La parte migliore di questa traccia sicuramente è quando attacca. Sull'attacco ci va veramente bene, mi è piaciuto veramente come si è arrangiato su questa base. E qui le cose, raga, si complicano sempre di più. Secondo voi chi è stato il migliore? Se vi devo dire un mio parere, ho preferito la traccia di Mike per il flow utilizzato, quello sì. Però sicuramente se devo scegliere basi, dote canore, eccetera, scelgo Schioffi. Fatemi sapere invece voi qua sotto cosa ne pensate di questo pezzo. Fatemi sapere cosa ne pensate della vicenda. Ormai vado avanti a parlare di questa vicenda qui perché ormai mi ci sto appassionando tra i dissing. Tra l'altro potrei fare anche la reaction a Eminem, però ha rotto il cazzo. Quindi niente, raga, vi invito a lasciare un like, un commento. Mi raccomando, passate dai miei social, 21buttons ed Instagram. Io vi aspetto al prossimo video.